che stai per giocare, scusami? Meta Slug. Oh, top. Vuoi giocare con me a Meta Slug? Si fa in No. due? Ok, allora gioco io. Quale Divertiti, gioco è? Simone, divertiti a giocare con Dario a quei cazzo dei giochi che sa a memoria, tu non E capisci quale che gioco è? cazzo devi fare per 30 minuti consecutivi. Allora io faccio questo, poi qua Un, c'è due, salto tre, credo, un, poi due, qua tre, salto aspetta, credo, poi risposta. Un, due, tre, un, due, tre. Tutto così. Io sono straforte e conosco a memoria Metal Slug meglio di quel coglione fesso che guarda Ma qua, che vuoi? Ma guarda il perché? Ma pagliaccio, guarda la marionetta. Ma cosa ti ho fatto? Bu, 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 bu. Dama! Se volete si fa il 3, raga. Il 3 è molto più difficile. E soprattutto, ragazzi, lo conosco meno. Ci si può provare, ma è veramente difficile. 3 senza senso, ragazzi, eh. Sicuramente vi piacerà più dell'X. Sono proprio sicuro al 100%. Perché proprio c'ha delle robe, ragazzi, allucinanti. Allucinanti. Tutto ok. Grande, Meta Slug. Questo si ti avvicini alla fine. Dai. Tutti i granchi ho preso lui. Facciamo nemmeno da ragazzi. Perfetto. Le bolle comunque, secondo me, del boss bruto, i cappe te l'hanno preso da qua. Allora, io non andrò sotto, ragazzi, perché è la follia quel pezzo lì con le murene, però questo lo posso sempre fare. Piccolo trucchetto. Scendete, merde. Uno e due. Bravo, dai, complimenti. No, uno l'ho preso. Auguri per questo pezzo simpaticissimo delle locuste. Andata bene. Allora, qui c'era una roba. Monete, credo, sì. Dai. Ah. Già il primo livello secondo me è molto stronzo. Occhio a dove spari che possono finire in acqua, poveri ometti. Dove vai? Eccoci qua, l'ho detto adesso. Adesso è due. Adesso l'ho detto. Un uovo mi ha dato. Chi è? Simo? Sei tu Root. Bisogna avere un po' di coraggio perché i piranha ti droppano i bullet. Ok. Se sarò bravo non mi serviranno. Bombetta al volo. Dai, dai, le sto buttando via tutte. Guarda che figo questo boss, ragazzi. Cioè, io veramente non ho parole. Andata. No, raga, non c'è, cioè, questo qui in realtà non sono bravo, è la prima missione easy. Ma il problema arriva ora. Cioè, poi ci sono dei boss, cioè, tipo il quarto boss senza senso, cioè, te lo devi imparare tutto, ma poi ci sono delle robe super creepy. Livello horror. Beh, ho buttato via due bombe al volo. Qui bisogna andare molto cauti. Punto. Ok,
Ok. Se ti pigliano gli zombie non muori, però diventi zombie. Lo zombie ha un lato positivissimo e uno super mega negativo. Ok, basta? Okay. Il lato positivo sono le bombe che diventano dei raggi di vomito fortissimi. Il lato negativo è che sei lento come la merda. Molto più lento delle mummie, peraltro. Ok. Presidente degli Stati Uniti. Chiama le guardie. Aspettate. Thundercloud. La nuvola che ti colpisce coi fulmini. Okay. Ah, e poi un altro vantaggio di zombie è che i soldati normali non ti possono uccidere, ti possono uccidere solo gli zombie. Tanta cosa molto buona, in realtà. Qua per esempio ti può essere utile essere zombie, però chiaramente arrivano. Non ho fatto una bella giocata, eh? Però mi tocca farli tutti. Ma qui le nemicizie sono un po' una staglia, raga. Ecco qua che muoio. Bravo, dai. Mamma mia, povero me. Allora, qua c'è una zona extra difficilissima con gli Yeti, ma non dobbiamo entrarci. Ma in realtà arrivare al boss da zombie è buono, eh. Devi però fare un trickett. Eccoli. Bravo, ho preso bene. Oh, questi fanno le ventate di vomito. È proprio il massimo. No, la zona con gli Yeti, raga, terrificante. Oh, no. Però non andiamo troppo sparvieri, perché alla fine... Bella sta animazione, ma non è... Nelle animazioni del fuoco, lo sapete, ragazzi, le da slug mi fanno morire. Ah, minchia, ok. Qua bisogna avere un attimo di timing. Soldati zombie. Empatici come... Ho perso proprio una vita in maniera molto scema. Ok, qua va bene. Qua va bene essere zombie. Però cazzo. Fa che muoio. Andata bene, vai. Oh no. Qua muoio. Devo sparare la bomba, perché non l'ho fatto? Beh, ragazzi, me lo ricordo veramente poco. Sono poco reattivo su questo. Ok. Questo boss si è fuori in testa parecchio. Simpaticissimo poi, eh. Vedete, ragazzi, la difficoltà già drasticamente aumentata, cioè rispetto al boss del secondo livello, la torrione. Poi guarda da quanto cazzo vanno veloci quando stanno per morire. Cioè. Ha sprecato un gettone. Questa è la vita, la capisci da quanto ti tira velocemente queste torri.
Eccoci qua. Oh, non ho più bombe, top. Vabbè. No, John, è stato un rimpianto, sì. Grazie Don Vito, Posho Posher, Marchito 94, Mito 98, Fragna, Ricky Fariston, Ekiba, Neo Darbula, ciao. Ciao Darbula. Anch'io. Anch'io. Ah, bella questa combo, con Boomula addirittura. Mission 3. Eddie, io non ce l'ho lato fire adesso. Cioè, sto pigiando come un pazzo. Puoi impostarlo, l'autofire nelle impostazioni, però io non sto usando l'autofire. Sto schiacciando il tasto come ai vecchi tempi. Continuamente, distruggendomi la mano. Mi ricordo qual era la strada migliore qua, vabbè. Belle le bombe acquatiche, sono belline. Cosa? Vabbè, non ho capito che è successo. Però vabbè, non importa. Quindi aveva ammazzato un sub, ma non so come. Va bene. Un po' esagerato, forse. Dai! Porco due, porco. Qui mi pare c'era il prezzo con lo struzzo, se entravi in quell'affare lì. Dove cavalcavi lo struzzo, era tutto basato sui salti. Ah, forse la mina. Aspetta, questo forse è meglio distruggerlo. E dici dai. O forse mi ha ammazzato una roba del genere. Ecco, va bene. Che bucio di culo. Andiamo piano. Perché se no vi sono stronze. Se no vi sono sottomarini. La pistolina se la cava bene, eh. Ok, qui mi pare. Ah no. Oh, l'enemy chaser lì nel volto. Vediamo un po' se riesco a entrarvici, sì. Avido? Un pochetto sì, Dario. Un pochetto avido sei stato. Anche perso, bravo. Una bella combo di roba. Facevo cazzi mia, magari era meglio, eh? Bravo, enemy chaser dribblato dal gioco. Ok, simpatico sto pezzo. Aspetta. Cosa che mi ha fatto sempre impazzire. Solo davanti, tipo. Andiamo. Qui ragazzi, aspettatevi tante morti perché, ripeto, lo sto. Ho giocato un po' con Dada l'altro giorno, nel pomeriggio, da lui, ma. Di quello non posso fare. Pezzo nomino. Tra l'altro questo boss qua è spettacolare, eh. Se non l'avete visto da Dada lo vedrete presto. È uno dei migliori, uno dei più iconici, secondo me. Però vabbè, c'ho delle idee, ora vedrete, raga. Tutto lo finiamo, stasera dura poco comunque.
devi per forza ammazzare tutti i nemici? No, però non ti fa andare avanti nel gioco, se non male. Troppo Spavaldo. Sta. L'ha messo nel ciocco. Più bello quello dopo per me. In che senso? Cioè il pezzo. Ok. Ah, quello dopo di boss, ok. No, beh. Questo ragazzi. Via. Da fare le figure in media per forza. Arrivano. Quasi ti obbligavano a giocare in due o spendere soldi. Che meta slag è? E come al solito, ragazzi, il nome del gioco è sotto il player del video su Twitch. Da quando è aperto Twitch, penso. Allora, questo robot qui dei mezzi è quello che mi sta più sul cazzo, perché non ha l'heavy machine gun infinito, ma praticamente i colpi che hai da vabbè, già fatto. I colpi che hai da soldato li ha anche lui. L'unica cosa ti protegge, questo è l'unico vantaggio che dà. Non è poco, per carità, però. E poi vola. Un'altra cosa, boh. Ecco il boss. All'inizio è tranquillo, poi inizia a fare delle bastardate enormi. Eccoli qua. Tipo fare andare al doppio della velocità i missili che prima andavano a 3. Ho questa roba qua simpaticissima. E poi ovviamente le tre sferette, perché non facciamo mancare niente. C'ho un modo di evitarli questi, ma non lo conosco. Deve essere un modo di tipo spostarti all'ultimo, non lo so, andato. Cazzo, il 3 è molto più tosto. Eh sì, hanno boostato parecchio. Se è sempre peggio, nel 4 è ancora più tosto ancora. E via. Cosa ho detto? Sì, certo, Marzio, che li chiamavo mostro finale, boss, da PC. Anche questo pezzo molto simpatico. Soprattutto dopo. Questo è il boss dove è più stronzo, infame, che puoi avere. Da un meta slug. Però è anche affascinante. Non ci sono dubbi. Hai giocato quello 3D? Boh, forse una volta, ma veramente brutto. Vabbè. Ma, quanto, non lo so, può durare ancora un po'. Ok, grazie. Dai, vieni amico. Vai, è andata. Oh, arco 2. Cioè, io boh. State calmi, è possibile andare avanti. Ok. Guarda, vabbè, qua ci perdo per forza.
Ok, ok. Mi ricordo nemmeno qual era il pezzo più difficile o più facile. Aspettate. Da bello che vuole fa l'onda energetica al nostro. Vado sopra, vai. Cos'è? Ok. Che stronzi, i nemici più bastardi della terra, c'avevano un range veramente senza senso. Cioè, guarda, guarda, guarda. Oh, big. Vai, il fuoco big senza senso comunque. Meteore, praticamente. Aspetta che bisogna vedere se riesco a far salto, eh. Ah, l'ho fatto, eh. Dai, dai. Thank you. Pane, è buono. Buono il pane. Ho sempre paura che ci sia qualcuno che sopravvive dietro. Boia. Ok. Ok. Facciano le cavallette. Lì c'era qualcosa sicuro, ma avevo paura di sprecare colpi. Le fuste sono veramente super stronze. Qua mi stava per prendere. Non è morta. Non ho più bombe, non ho più niente. Niente, eh. Ho rotto due. Ah, me l'aveva dato in quel momento, vabbè. Le odio, madonna. Tappamus. No, vado avanti. Come avete fatto a cappare la citazione di Scappamus? Lo sapete solo. Vabbè. Ok. E là, amico. Oh, quante siete? Ok. Ecco il boss più senza senso del mondo. Io non... Ma non puoi colpirlo con le bombe. Per questo senza senso. Ne fanno un altro perché sai, si sa mai. Sempre più veloci ora. E poi non puoi sparare sempre come al solito. Eccoli qua. I nostri amici Luke, non ho mai capito come cazzo si fa. Ora poi ti fanno anche delle mafiate dopo. Guarda qua tipo queste. Guarda, guarda, guarda. Eccoci. Ma guarda come va veloce. Laser. Okay. Cioè, io boh, raga. Poi sul neo lo devi colpire. Io
Cristo. Bellissimo, anche sosta di lupi è incredibile, però c'è. Troppo veloce. Datti una fermata. Vabbè. Va bene, va bene. Poi direi anche un po' di culo, secondo me, perché... Boia! Ma perché nuovo non l'hanno fatto così un periodo d'ora per la pixel art? Bah, secondo me farebbe il delirio, ma anche con Twitch, cioè con il successo di Twitch, gameplay su Twitch, di immagini che è delirio, giocare a nuovo Metal Slug in pixel art fatto come si deve. Grazie al Kiba, grazie all'Enespo, non ho già ringraziato Bikirb, Sbobet. Grazie a te tesoro. Zazakra, Itvaver, Onus, oh ciao Onus, e Dario 94. Infatti qui c'era l'aereo, qua. Il ciopperino, mi garba, mi garba. Questa è l'ultima. Allora ragazzi, questa è lunghissima, preparatevi. C'ha delle cose incredibili sta roba, eh. C'è una roba... Vabbè, ora poi vedrete. Questo è proprio Shumps classico di AE. Guarda, guarda. Vabbè. Che senso? Un po' troppino? Un pochetto, dai. Magari riuscivi anche a colpire, non sarebbe... Oh. Ti scende. No, a livello di acqua è già andato. Questa è l'ultima missione. Questo inseguimento, secondo me, è fighissimo. Stanno portando le armi da qualche parte. Quanto cazzo è lunga sta misura. Guarda, si tirano addosso. Eccolo! Tra l'altro questa aggiungia. Questa... Cosa, mi ha preso? Questa aggiunta fantastica al classico aereo Metal Slug 1 con missilazzo e gun. Ecco qua. Ora si ride, eh? Fa un po' di gas? No, eh? Però è corto. Possibile avere del gas. Di... No, vabbè, questo l'ho messo il coglione io, raga. Le ho fatto proprio una... Belle le bombe così, non me le ricordavo. Orco 2 però, amico. Amico! Ah, bello che cammina quando ti appa... Orco 2! Questo era il boss del 2 che hanno riciclato per... Adesso non conviene fare la popò. Bravo Dario. Ecco, qui anche due di missili che così almeno si è a posto. Non vi fa niente. Copallini di merda. Controllabili esseri. Va bene. Data. Bravissimo. Sei stato bravo, comunque. Bravo davvero. Ecco, ora muoio qua.
Puoi esplodere mille pezzi, se possibile. No, eh. Andato. Ah. Vabbè, io poi ero... ormai sono tiltato. Ah già, che c'era Rambo sulle... vabbè. Vabbè. Anche un po' meno, secondo me sarebbe andato... quanta vita ha questo boss? Boia. Sì, torna sempre in vita, sempre. Eccoci. No, va bene, ormai sono tiltatissimo. Già, ora c'è un'altra volta l'ultimo boss di Metal Slug 1 con Morden. Bravo. Così che si fa. No, dai, non è così. Bravissimo. Duecento boss c'è in questa missione. Però ti dà soddisfazione se ti... eccoci. Danzissima sta roba. Che figata adesso. Questo è proprio un colpo di scena. Fai cosa? Grazie il balbuziente Aragorn e Ined. Ragazzi, questo era un gioco da sala giochi, eh. Era un arcade. Ho già massacrato una barra di... ora diventa proprio uno Shumps classico. Dove gli heavy machine gun ovviamente danno power up come negli shoot 'em up classici. I meteoriti rossi ti droppano la roba. Maiali vari che volano nello spazio. Gas. Ottimo cazzo. Ah, non se vanno veloci. Base. Buono. Ops, strike. Gasgar è rotto. Ragazzi, ha proprio cazzatone, eh. Quanto cazzo ci mettono poi a dividersi? Shotgun.
Madonna, è proprio classico con le file di alieni. Questo era meglio lo shotgun, però vabbè. Niente. Questo è un po' nel cioccone, eh. Che poi se non becchi il meteorite giusto non ti dà allarme, ma ti dà i pupazzetti. Ah, le bombe, vabbè dai. Andiamo magari. Eccoci, dovremmo essere quasi. Aia, eccoli di nuovo i nostri amici. Preso. Lettera d'amore dell'alien. Buono. E riecco un attimo. No, dai, raga. Hanno saputo anche riciclare in maniera molto, molto intelligente. Questo si muore. No, non era da prendere ora, Madonna santissima. Ok. Ok, è andato. Borda. No, un altro, giusto. Per capire come funziona il tutto. Seguo così come un'ombra, dai. No, vabbè, decidetevi, amici. E questo è dopo l'X, ragazzi. L'X era una versione migliorata del 2. No, non c'è bisogno. Dura nemmeno tanto, sta roba, secondo me. Ci sta. Pronti. Ci mancherebbe altro. Vai. Si parte. E eccoci. Mamma mia, se l'ho schivata. Oddio, super Pertal. Non lo sprechiamo, ce l'ho fatta. Dammi. Vabbè. Ora entri finalmente in quella navicella che hai visto. Vabbè, qua quanto è grossa. Che hai visto nell'X, nel 2, insomma. Una piccola missione così d'aperitivo. Qui, ecco, in questo Metal Slug le missioni sono 5 al posto di 6, però la sesta ovviamente, ragazzi, è gigantesca. Cioè, è più lunga, forse del doppio di una missione normale, forse il triplo. Ai dai. Ma poi pericoli di ogni tipo. Dato c'è la stessa musica della metropolitana, e come la metropolitana ci sono degli impedimenti dove devi sbrigare, che ti devi sbrigare a distruggere per avanzare, che come i vagoni della metropolitana, che sono quei blocconi di merda che stavano venendo giù. Poi dopo ce n'è di più, mi pare, però vorrei sbagliare. Oh, laser. Guarda quanto cazzo vanno veloci. Laser gun. Ok. Eccoli. E vabbè, e la prendila, dai. Lo voleva prendere. Ed eccoci con la morte. Boia. Belli gli alieni in serie come gli elicotteri, morte.
Ciao Marco, vai. Ma Tarma John me l'hanno rapito. Con Marco adesso. Tarma è stato rapito. Cioè rapito, si è infiltrato nella nave aliena. Armi? No, eh. Solo pupazzetti, allora. Ah, grazie. Ah. Morte. Cosa cazzo? Cosa stavano pensando? Basta? Morto giù. Eh no, eh. Ah, buttaci un po' di alieni al volo. Finalmente. Ma quanto è lungo sta roba. Eccoci qua. Ci siamo. C'era qualcosa, mi ricordavo allora. Le torte. Ah, belli loro, terrificanti, ma belli. Bel granchio. Io veramente. Beam shot tops. Ai 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 ai. Aia. Anche meno ragazzi, anche meno, dai. Ma poi guarda quanto, quanto ci vuole a distruggerli. Cioè. No, l'ambientazione ragazzi, cioè, stiamo a parlare di, è proprio incredibile. Meglio non avvicinarsi. Ok, è andata. Ok, questa è la parte più bella, raga. Questo è il colpo di scena più bello. Ehi, lei, lei. Morto, morto, morto. Dai, distruggilo, su. Guarda che mi indica dov'è, guarda. È un polletto, ci sta proprio ora, quello che mi serve, guarda. Invasione, invasione. Non è che devi salvare lo stronzo, il suo esercito ti serve per adesso. Ma ognuno avrà quello che si merita, ragazzi. Oi là, oddio loro. Che erano praticamente i mutanti del 3, cioè del 3 dell'X che avete visto prima. Però così. Cioè, c'hanno la stessa animazione, no? Si aggrappano, ti esplodono in volto. Uguale. Eccoci qua.
Drop shot, alieni. Vabbè. Veramente troppo difficile. Ale. Va bene. No, ma ci sta, eh. Cioè, torna comunque come cosa. Mobile Sunlight. Lo sta bloccando e... Ah già, ti ammazza anche quando lo uccidi questo. Perché ti cade addosso. Non me la ricordavo questa cosa, è simpatica. Fa ridere. Ok. Eccoci qua. Amo l'X principalmente perché è quello della mia infanzia più che il 3. E poi perché, vi ripeto, mi piace più che l'alieno sia una cosa esclusiva piuttosto che una roba su cui basarsi completamente. Cioè, c'è Morden che ha chiesto aiuto all'alieni, c'è quel colpo di scena, a quel punto l'hanno tradito e devi ammazzare l'alieni. Però questo è tutto basato sugli alieni, sul fattore alieni. Molto più dell'X. E quella roba mi piace un po' meno. Però è bello. Bellissimo, ora c'è questa roba qua che è incredibile. Ecco, questo qua per esempio è un po' un riciclone del boss del 3. E del secondo boss del 3 che abbiamo fatto ora. Quello delle stelle, che assomiglia parecchio. Qua mi pare devi spostarsi solo leggermente. Però vabbè. Che mangia soldi erano, mamma mia, raga. Non è finita, questo. Questa è l'unicamente un po' metroidiana. Voglia di dirlo. Ora c'è questo colpo di scena che è da sega, raga. Devi affrontare i cloni di Tarma che è stato rapito. E gli fanno fare 0 punti. Gli ci vuole. Era big pure. Vabbè, andata, dai. Cazzi. Oh! Ma quanto cazzo durano questi? Ma poi se sono delle uova, cioè di... Vabbè, che casino, cazzo. Ah, che paura, se qui ti aiuta anche Rambo, è vero. Questa è un'idea di design veramente geniale, comunque. Ok, ecco qua, bellissimo. Eccolo lì, Tarma rinchiuso nell'ampollone. Tutte le nostre armi, cioè.
Cioè, raga. Sì, sembra un cuore gigante, una cosa stranina. Biopunk. Beh. Pronto. Andiamo. Ora... trucchettino qui era interessante. Andiamo, andiamo, raga. Qualcuno ti droppava sicuramente armi, ma ora... Ok, ok, ok. Via, 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 scappare. Merda, morto. Falco troia, ragazzi, ma siamo impazziti. Difficilissimo, cazzo. Poi quando fanno il salto a giravolta scrivono i proiettili. Non so se ce l'ha nemmeno il vero Dharma. Poi non li miri nemmeno bene con questa fa. Si fa basta. E schianta. C'è meglio lui. Eccolo lì. Ragazzi, vi dovete dare una regolata però, eh. Vabbè, morite tutti male, cioè. Ma raga, cioè, boh. Non me lo ricordavo così difficile. È ancora più difficile di quello che mi ricordassi. Poi a volte scattano gli zombie, sono molto più veloci dello zombie originale mio. Via, 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 scappare. Eccoci qua. Boss finale finalmente, ragazzi. Vabbè, Dharma che vola tranquillamente nello spazio profondo. Ale, già preso il primo colpo. Quindi fa solo robe così. E morire male. Poi studiandoselo sicuramente c'è un modo più facile. Che, soprattutto queste bilie maledette.
E poi il coltello chissà quanto danno gli fa, boh. Ecco Terma che ha preso, che si è salvato grazie a quello. Oi, eri si rumore. No, ma ti becca uguale che si sta tutto a destra. Vabbè, ormai si finisce, tanto per finirlo, perché... Cioè, più che altro devi stare nel carro armato, continua a uscire, rientra come un pazzo e spera, e basta. Più a destra sui tubi. Cioè, qua, dite? Ah, qua! No, ti piglia lo stesso, ragazzi. Ho appena scoperto che ti piglia lo stesso. È solo coltellate, ma... Orco 2. Ah, peccato. È andata, dai. Ma... Durata po' la missione, dai. Mission complete. Boh, è ganzo, Marco. E poi mi fermerò. Mission all over. Vediamo. 17. Bellissimo. 17 monetine. Sì, certo Gabri, in Giappone. Però non... Questa è la pistola che ha buttato prima. Non di Metal Slug. L'ultimo Metal Slug che io ho giocato è l'XX, che poi è tipo una versione alternativa del 7. 7 o 6, dove ci sono nuove razze di alieni, che sono ancora più forti e più senza senso del livelli vecchi, e è nulla. Ed era un casino, però era più bruttino, effetti sonori cambiati, il doppiatore era cambiato, poi avevano introdotto sti sfondi che non erano né cane né pesce, boh, brutti. Era il 6, ok, il 7 alla forza non l'ho nemmeno mai giocato. Quante monete spendivi al cabinato per una run? Io, beh, all'incirca quelle dell'X, però nel 3, io il 3 non l'ho mai finito in sala giochi, solo su console, ma perché dei raga, erano soldi veri, il 3, mangia soldi tremende. Se no lo comprai per PlayStation e via. Io mai stato in sala giochi. Vabbè, Fabux, te sei di un'altra generazione. In Giappone ci puoi andare in sala giochi. Ci sono ancora, sono fiorenti. Villaggio Palumbo, Silas, il cabinato di Metal Slug. Sì, vabbè, ma si trovano, ogni tanto in The Bar che l'hanno lasciati lì. E infatti per 17 gettoni sono quasi 8 euro. No, vabbè, per le nostre finanze ora si potrebbe anche fare 8 euro. Giochi un gioco, 8 euro, è come giocare un indie. Però per noi bambini 8 euro era un po' troppo.